Juventini, buongiorno buongiorno non parlo subito del titolo che vi avrà incuriosito ma è il tema di questo video sicuramente voi nei, vari, nei vostri gusti cinematografici avrete o anche letterari perché no avrete sicuramente i thriller Oppure quelli a sfondo poliziesco, i gialli, no? chiamiamoli così: quelli che una volta si chiamavano i gialli, stile Agatha Christie, Arcul Poirot, Ellery Queen, il tenente Colombo e perché no, anche quelli che faceva Alfred Hitchcock. Sì, perché dovete sapere che quando si tratta di istituire un processo, eh, adesso se ne fanno tanti, addirittura si fanno i processi anche senza prove, senza prove, su YouTube, no? Eh, fanno il processo a quella a quell'altro perché lui ha detto lui ha fatto non ha fatto questo senza prove l'importante è muovere le acque fare cacciara e dire sciocchezze allora finché si tratta di una cosa a titolo personale uno ha le proprie risorse può lasciare perdere cioè vivere giocare sull'indifferenza agire tramite eh, tutela legale, insomma, può fare quello che vuole, ma è una cosa singolare, personale, che interessa a pochi, ovviamente quelli coinvolti. Quando invece si tratta di parlare di Juventus, guarda caso, guarda caso, se alla Salernitana concedono un fuorigioco inesistente, perché Candreva tiene in gioco tutta la Juventus, quando la Juventus ha appena segnato il gol del 3-2 in una rimonta epocale tipo quella della Juventus con la Fiorentina, nel, col famosissimo capolavoro di Del Piero, lo ricorderete, perdevamo 2-0, abbiamo vinto 3-2, esattamente Juventus e l'Antalia l'anno scorso accade la stessa identica cosa, tra l'altro l'ha anche ricordato e mi ha fatto anche molto piacere Mattia Perin, per il quale io stravedo, non soltanto come portiere ma per me è anche un grandissimo ragazzo. Appunto, il, questo gol annullato alla Juventus che avrebbe portato tre punti, e di fatto la Juventus anziché arrivare terza sarebbe arrivata seconda. Lo ha ricordato anche questo Perin. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Se un regolamento di calcio dice che tra il primo e il secondo tempo non deve passare più di un tempo, quindi 45 minuti in caso di eh, qualsiasi problematica. Non importa se Collina aspetta un'ora e mezzo per far giocare la Juventus visto che sta perdendo 1-0 e sicuramente in un pantano dove ci stavano bene le Oche, i Cigni, e le Anatre, era difficile pareggiare e quindi la Lazio, poi si scopre che Collina era tifosa della Lazio, vince lo scudetto mentre la Juve anziché giocare a calcio giocava a pallanuoto a Perugia. Mm. Quello non importa. Se la Juve lotta per lo scudetto contro la Roma. Nakata non può essere utilizzato perché è un extra comunitario, due settimane prima della partita cambiano le regole, la FGC cambia le regole e dice che Nakata può giocare contro la Juventus dopo che per tutto il campionato non ha potuto giocare, lo lasciano giocare proprio per Juventus-Roma e guarda caso Nakata è uno dei protagonisti del pareggio della Roma che poi di fatto porterà via lo scudetto alla Juventus, chi se ne frega? Se la Juventus eh, fa gol chiamano i RIS di Parma, i chimici eh, della Sorbonne, chiamano gli esperti della Nato, la SWAT e chi più ne ha più ne metta per coadiuvare il VAR, vedere un piccolo cavillo. Per esempio la Juventus a Udine due anni fa va in vantaggio a pochi minuti della fine con un gol capolavoro di Ronaldo. Fanno vedere al, al replay in tv, non si vede assolutamente che Ronaldo è davanti a nessuno, perché è esattamente in linea con il giocatore dell'Udinese, in linea, cioè proprio pari, no? No, per il VAR aveva le unghie lunghe o probabilmente aveva un'erezione Ronaldo, non vista dal VAR. Loro però hanno anche gli esperti, appunto, urologi, che vedono anche le erezioni del pene dei giocatori di calcio e annullano il gol della Juventus, anziché fare punt tre punti la Juve ne fa uno, partendo male. Ovviamente, nel campionato. Insomma, quando fanno un torto alla Juventus, passa tutto in cavalleria. Potrei andare avanti, eh? Potrei andare avanti perché ce ne sono tantissimi altri di, esempio, di esempi. Ma siccome non voglio fare un video di un quarto, di tre quarti d'ora, ma voglio stare nei canoni della, dei miei editoriali, 10-15 minuti, mi fermo qua. Sappiate, comunque... Carissimi anti-juventini, perché gli juventini lo sanno benissimo, sappiate che di situazioni contro la Juve ce ne sono a Bizzeffe. Quella del VAR che viene controllata con la lente in quando fa qualcosa la Juve è canonica, quando invece eh, fanno gol gli altri, manco guardano. È capitato tante volte che c'era il giocatore in fuorigioco o che c'era un fallo. Veniamo all'ultima partita, quella che il buon, eh, non so come cazzo si chiama perché per me è uno sfigato, perché se sei il presidente del Bologna sei uno sfigato. Sapete che io ho <ride> la squadra che mi sta più sul cazzo nel mondo, il Bologna. Poi un giorno magari non farò un video dove vi spiegherò perché mi sta sul cazzo il Bologna. I tifosi del Bologna sono una roba da vomito, da vomito. Hanno augurato che cadesse l'aereo della Juventus con tutti i tifosi di sopra. Ve lo dico per chi non lo sapesse: E quando uno augura una roba del genere, deve solo andare a fare in culo e basta, chiuso, ma poi non... potrei andare avanti. Io abito vicino a Bologna, l'ho frequentata a Bologna. Sappiate che se c'ho le mie motivazioni ce le ho, eh? Ok? Perfetto, bene. E poi, quando le poche volte che sono andato, o le tante, non so, decidete voi, che sono andato a Riccione ho frequentato e conosciuto molti bolognesi, più ci sto lontano è meglio. Eh, ai bolognesi, ok? S non mi ricordo di aver conosciuto un bolognese simpatico o un bolognese con cui valeva la pena di parlare di qualcosa, onestamente. Boriosi, presuntuosi, arroganti. Va bene. Così, lo volevo dire, In mia opinione, no. Adesso arriverà un bolognese che mi dirà, come ti permetti? Io non ti conosco a te. Quindi magari tu sei un'eccezione, sei una bella persona, sembra un ragazzo. Io ti dico che quelli che ho conosciuto io erano una roba schifosa. Bene, non che i modenesi e i reggiani siano meglio, eh, detto fra noi, non che siano meglio, ma però, insomma, va bene. Comunque, al di là di questo, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che la partita di domenica hanno gridato allo scandalo perché Ealing Junior cade in, in area insieme a un giocatore del Bologna. Erano in corsa entrambi, tutti e due cercavano di arrivare sul pallone, se ne vedono miliardi di giocatori che cadono insieme in area. Per, per i tifosi del Bologna e tutti gli anti-juventini, quello è un rigore ai livelli di Giuliano Ronaldo. Mm? Ok? Perché poi c'è storia. Vedete, i torti contro la Juventus non se li ricorda nessuno. Quelli invece che dovrebbero in teoria essere a favore della Juve, cioè i torti che, ha avuto, che hanno subito le altre, fanno proprio eh, giurisprudenza quasi, no? Ronaldo Giuliano, il fuorigioco di Turone, l'unico, l'unico veramente di cui dovremmo eh, solo stare zitti e ringraziare eh, Tagliavento e la sua terna è il gol di Montari, perché il gol di Montari era gigantesco, era un super gol, era un super gol. Lì Buffon si è comportato un po' maluccio perché ha fatto l'indiano, invece il gol era dentro di almeno un metro, un metro e mezzo addirittura. Quindi quello è un errore. Non so se in buona fede o in mala fede, perché io non ho la capacità di leggere nella mente delle persone. Se qualcuno di voi è capace di leggere nella mente delle persone, complimenti, andate a lavorare al MIT in America oppure andate a lavorare all'Area 51, così potete dare una mano per gli extraterrestri. Io non ce l'ho questa capacità. Fatto sta, fatto sta che... Toccano due volte la palla in aria ai giocatori del Bologna. Beh, ma no, ma no, ma ascolta, ma no, ma è, è, normale, è, è normale: azione di movimento. Il giocatore era per terra, ma si allunga la mano per toccare la palla è perché si voleva appoggiare al prato, non perché voleva fermare la palla. L'altro che la tocca è che non, non si può mica tagliare eh, la mano. Peccato che la mano si allarga verso l'esterno, non si allarga verso l'interno a nascondersi. Al, ehm, chiesa viene affossato dal portiere e le due giocatori del, del Bologna lo schiacciano, no? Gli fanno la quartassa come si dice no, dalle mie parti, Vabbè, ragazzi ma Chiesa, ma deve andare proprio lì? Ma tu Chiesa, Federico, ma sei un bel tipo anche te, ma vai proprio lì? Vai proprio in mezzo ai giocatori del Bologna? Santo cielo, ma vai un po' più largo, no? Vai a fare una passeggiata negli spalti? Eh, Vai a fare due chiacchiere con i guardaline? Perché devi andare in mezzo all'area a cercare di prendere il pallone per fare gol? Ma scusa, eh, sei un bel tipo, eh, Federico Chiesa, ecco. Questo sarcasmo era necessario, perché se dovessi dire quello che penso senza sarcasmo, manderei a fanculo tutti. Ma veramente manderei a fanculo tutti? Eh? Le moviole, contro moviole, le stronzate che sento nelle trasmissioni televisive, che fortunatamente non guardo più. Poi, però, io, ovviamente, leggendo, informandomi su quello che accade intorno al mondo del calcio, mi arriva no, la notiziola. Allora io sono curioso e la vado a leggere, no? E vedo delle robe, uno dice una cosa, uno dice l'opposto dell'altro, no? Tutti contro la Juve. Porto, va bene, ok, siamo rubentini, eh? eh? Rubentini. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un rubentino, un rubentino vero. Lo dico, sì, sono un Rubentino, visto che ormai ci chiamate così. Sono Rubentino. Gli interisti sono dei prescritti del cazzo perché gli scudetti ne hanno 18 dicono di averne 19. La Roma regalava i Rolex agli arbitri, ma non era per comprarli. E ascolta, se li aveva in più, sensi gli Rolex d'oro e cosa poteva fare? Eh! Meani. Chiedeva ai guardalini, mi raccomando, eh, mi raccomando, fate in modo che il Milan non perda. Ma queste qui sono cortesie che si fanno tra amici, no? Oppure Facchetti che diceva, ascolta, eh, abbiamo fatto eh, due pare tre pareggi, tre sconfitte, due vittorie, facciamo che la prossima sia una vittoria. Eh, te la facci vincere all'arbitro, ma non è, non è reato. Quello non è reato, quelle sono sempre cortesie, gli altri sono cortesie. E poi vogliamo parlare dei passaporti falsi? Eh? Vogliamo parlare delle plusvalenze fatte farmina nell'Inter dei giovani che si sono scambiati? Dei giovani che non hanno mai giocato neanche in Serie C eh? e hanno fatto delle plusvalenze di 80-90 milioni a bilancio per salvarsi dal, 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 dal fallimento quando hanno abbandonato sia Moratti che, che, che Berlusconi, le, le rispettive squadre. Quello no, la Juventus, la Juventus, fa, la Juventus che fa le plusvalenze solo la Juve. la Juventus le fa da sole, no? Eh, Cherubini chiama Arriva bene, dice facciamo una plusvalenza. Sì, io ti do due mogli, e tu mi dai un, un nipote. Cioè, ragazzi, veramente, cioè, ehm, se volete, volete parlare di calcio, con me parlate di calcio, parliamo di calcio. Su questo canale si parla di calcio. Io non faccio mai questi video. Ho fatto solo una, una serie di video dedicati a calciopoli e ogni tanto ho richiamato l'argomento. Però questa mattina eh, dovevo farlo. Questo video lo dovevo fare perché non è, non è possibile, non è possibile che solo la Juve Ruba e le altre sono tutte sante. Signori, io non so se voi siete credenti o meno. Non so se siete religiosi o meno, però uno che si dice sia stato sulla terra più di 2000 anni fa, per la precisione 2023 anni fa, che era una persona a mio modo di vedere saggia, molto saggia, disse, chi non ha peccato scagli la prima pietra. State bene.